Sagra di Campoverardo, nel comune di Camponogala, in provincia di Venezia. Siamo qua, noi tre città, perché oggi, sabato 27 maggio, si è tagliata la soppressa da Guinness, la soppressa più grande mai realizzata, ed è stata realizzata dalla macelleria Bareato di Mira. Allora, qui abbiamo il titolare della macelleria. Che cosa abbiamo sotto i nostri occhi oggi? Un bel maiale e mezzo, macinato, con sale e pepe, un po' di vino dentro, tanta voglia di far bene, dove l'allievo ha superato il maestro, mio figlio. E l'avete realizzata proprio per questa manifestazione? Per questa manifestazione proprio. E chi l'ha realizzata in particolare? Chi si è dedicato? L'ho dedicato io, ci ho messo più di una giornata di lavoro e 2 ore di macinatura della carne, dopo 10 minuti abbondanti di impasto della carne, e dopo l'ho insaccata proprio a mano con un budello sintetico fatto in tela, che dopo l'ho legato più volte per dargli più la compattezza. Ed è una manifestazione questa che è stata realizzata, questa iniziativa è stata realizzata anche per aiutare un'associazione, l'associazione Famiglia Abilità, che abbiamo la presidente Alessandra Boran. Allora, questa manifestazione così importante dedicata a voi. Sì, e noi ringraziamo tantissimo per aver pensato alla nostra associazione. Noi siamo un'associazione che si occupa di bambini, ragazzi con disabilità e delle loro famiglie a 360 gradi. Ci troviamo a Campolongo Maggiore come sede, ma i comuni sono tutti i comuni della Riviera del Brenta, in parte del Piovese e in parte del Miranese, i cui genitori si avvicinano a noi per essere aiutati, per essere sostenuti. Ma la sagra andrà avanti ancora molto, questa maglietta sagra di Pentecoste di Campoverardo. Quanti altri giorni e quali altre iniziative ci saranno? Iniziative principali c'è sempre il servizio di gastronomia, che alla sagra di Campoverardo è famosa perché si mangia benissimo. Siamo al secondo giorno, andiamo avanti per altri 6 giorni.